RTL 102.5 giornale orario. È sabato 18 dicembre, buona giornata da Max Viggiani e Barbara Sala. In primo piano la manovra economica che contiene anche il bonus TV e la possibilità di rateizzare in 10 mesi gli insoluti per le bollette di luce e gas. Ma c'è anche altro. Ciapparoni. È arrivato in Senato l'emendamento del governo che traduce l'accordo di maggioranza. E allora? Si potranno rateizzare in 10 rate gli importi per luce e gas sulle fatture emesse da gennaio ad aprile 2022? Arriva pure il nuovo sistema del prelievo fiscale a 4 aliquote e non più 5, con una clausola che conserva il bonus da 100 euro per i redditi fino a 15.000 euro, stop all'IRAP per oltre il 40% degli autonomi, prorogato il bonus TV e decoder, facoltà ai comuni di aumentare l'addizionale IRPEF o le tasse d'imbarco aeroportuali e non solo, in arrivo una sanzione maggiorata per le aziende che non presentano il piano per la delocalizzazione e la gestione di eventuali esuberi. Nel frattempo aumenta il pressing dei partiti su Draghi perché resti a Palazzo Chigi. Anche Salvini della Lega insiste e dice: io mi sforzo di stare col PD, lui non può andare al Colle. Arrestato nella notte in Sardegna il 79enne Graziano Mesina, latitante da luglio del 2020, considerato esponente di spicco del banditismo sardo. Mesina, che ha trascorso 40 anni in carcere, deve scontare un'ulteriore condanna a 24 anni per traffico internazionale di droga. Le novità nell'inchiesta sull'omicidio del capo ultra della Lazio chiamato Diabolik, Massimiliano Mantiloni. Raul Esteban Calderon è accusato di omicidio aggravato dal metodo mafioso e stato arrestato come presunto killer di Fabrizio Piscitelli, il capo ultra della Lazio ucciso il 7 agosto 2019 con un colpo di pistola alla testa nel parco degli acquedotti in zona Tuscolana a Roma. È stato arrestato lo scorso 13 dicembre ed il provvedimento è stato convalidato nelle scorse ore. Diabolik, come era soprannominato Piscitelli, era stato ucciso con un colpo di pistola da un killer vestito da runner. L'omicidio sarebbe maturato nell'ambito di una guerra per il controllo dello spaccio di droga sul territorio della capitale ed è stato ripreso da una telecamera privata. Nelle immagini si vede l'interazione del killer. L'uomo si avvicina al capo ultra della Lazio e dopo aver sparato fugge via. Alle indagini hanno contribuito alcune attività di intercettazione che hanno consentito di acquisire significativi elementi di riscontro in merito all'esecutore materiale dell'omicidio. Da lunedì prossimo Marche, Liguria, Veneto e provincia autonoma di Trento torneranno in fascia gialla di rischio per il Covid, già occupata da Calabria, Friuli Venezia Giulia e provincia autonoma di Bolzano. La nuova ordinanza è stata firmata ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza. Siamo allo sport con il calcio e la 18ª giornata della Serie A. Andrea Salvati. L'Inter batte la Salernitana 5-0, consolida il primato in classifica e può così guardare alla partita di domenica sera fra Milan e Napoli con tranquillità. Perisic sblocca all'11esimo, poi il raddoppio di Dumfries nel primo tempo. Nella ripresa le reti a firma di Sanchez, Martinez e Gagliardini per il definitivo 5-0 sul campo della Salernitana, sempre più in crisi di gioco e risultati. La Lazio batte il Genoa 3-1 con le reti di Pedro, Acerbi e Zaccagni, di Melegoni la rete per i Liguri. Il sabato si apre alle 15 con la sfida di Bergamo fra Atalanta e Roma, alle 18 Bologna-Juventus, alle 20.45 toccherà a Cagliari-Udinese. Con questo è tutto, adesso le previsioni del tempo e gli aggiornamenti di viabilità in via radio. Previsioni del tempo. Un saluto e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel corso della giornata di sabato prevale l'alta pressione con cieli in prevalenza poco nuvolosi su gran parte d'Italia. Un po' di instabilità però si manifesterà sul basso versante adriatico e sull'area dello stretto per l'arrivo di correnti più fredde dai quadranti orientali. Nebbie diffuse in Valpadana, localmente persistenti anche durante il giorno. Temperature stazionarie o in lieve calo sui versanti orientali. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Via Radio. Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su gran parte della nostra rete. Fa eccezione il tratto emiliano della 1 Milano-Napoli, dove tra l'inizio della complanare di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola verso Bologna registriamo 2 chilometri di coda per un incidente. Per quanto riguarda il meteo, prudenza per la nebbia che riduce la visibilità a 70 metri sulla 13 Bologna-Padova tra Interporto e Occhiobello e sulla 14 Bologna-Taranto con visibilità a 90 metri tra il bivio per la
Sulla 1 ed Imola. Vi ricordo che con visibilità al di sotto dei 100 metri la velocità massima va ridotta a 50 km orari. Inoltre vi informo che questa notte per lavori di ammodernamento in Liguria sulla 7 Seravalle Genova, dalle 21 alle 6 di domani sarà chiuso il tratto tra il bivio per la 12 Genova Sesse Levante e quello con la 10 verso Genova. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra San Pier d'Arena e il bivio per la 10. È tutto, buon viaggio. Grazie per averci seguito, a più tardi.